Per cui conoscevo bene questa zona ed era veramente il mio sogno anche questa casa, perché conoscevo la persona che ci abitava e anzi per scherzo a volte le dicevo: signora, ma quando me la vende questa casa? E com'è stato questo ritorno al progetto del ponte? Cioè sconvolgente naturalmente, perché ormai non pensavamo più a una roba del genere, tant'è che io non l'avrei comprata questa casa, quindi mi è crollato il mondo addosso davvero, perché non cioè come si fa, cioè qui c'è tutta, è il sogno di tutta la mia vita, quindi la casa, poi in questo posto che è il posto che amo di più. Io una casa in paese non l'avrei mai acquistata, ma qua a margi proprio, sì. Sì, ma perché mi piace proprio questo posto, si sta bene. E dicono che queste sono case abusive, loro. Mi sembrano case abusive. Abbiamo pagato la sanatoria. Dice che sono case abusive che sono state sanate, come se fossero quattro baracche. Così dicono, così. Quattro case abusive. Ecco, questo dovreste dire voi. Dove sono le case abusive? Il problema non è questo, non è perché potrebbe anche essere che fra 20 anni trovano un progetto bellissimo che si può realizzare, che veramente starebbe in piedi. Non è quello, noi siamo contrari a priori, ma non a priori perché siamo contro lo sviluppo, noi siamo contrari perché questo ponte, come diciamo noi sempre, è inutile e dannoso. È inutile perché non serve a niente, perché qual è il problema? 20 minuti di attraversamento, quando si può fare benissimo con le navi, cambiando il tipo di treni che entrano nelle navi. Quando io da pedone messinese per arrivare a Reggio non prenderò mai il ponte, perché ovvio che mi prendo la Lisca Ferico direttamente a Reggio Calabria. Per Villa San Giovanni, se ho la macchina, dovrei prendere in caso il ponte, che poi avrà un costo questo. Avrà un costo. Ma poi quindi è praticamente inutile. C'è qualcuno che è per la fattibilità comunque del ponte, no? Cioè dice questo no, ma un altro sì. Ma noi, ecco, noi non siamo. Cioè noi abbiamo detto, abbiamo fatto una manifestazione, abbiamo raggruppato tutta questa gente insieme. Sotto che cosa? Lo stretto non si tocca. Un ponte a Faro, un ponte a Tremestieri, non ci interessa dove lo fanno. È uno spreco di risorse inutili, perché sono troppi miliardi, che servirebbero invece a fare tante altre cose più importanti. Punto primo, questo è il problema. Cioè che dovunque lo andrei a costruire, distruggerà quello che c'è là. E allora no. Se io devo spendere 14 miliardi per creare sviluppo, non devo, come diceva Cettina bene prima, distruggere quello che c'è intorno, perché devo valorizzare. Quindi noi ricostruiamo lo sviluppo secondo i loro intenti sulla base di una distruzione. Ma non si è mai vista questa cosa, è un ossimoro inconciliabile. Cioè, perché ho un minimo di raziocinio, non è che ci voglia poi chissà quale mente per capire gli effetti devastanti. Quindi certo che viviamo nell'ambascia, nel terrore, nella paura. Come possiamo sognarci di sfregiare, giusto come diceva Ines, un luogo del genere? Cioè di togliere ai nostri giovani un luogo, togliere, di deturpare, ecco, che la natura, io dico, generosamente ci ha regalato, perché noi lo tramandassimo nella sua integrità paesaggistica, culturale, alle generazioni future.